Veramente si accettano miracoli, sì, li abbiamo accettati e sono arrivati miracoli. Il secondo film di Alessandro, io vengo qui per il secondo film di Alessandro Siani e quindi sono felice. Dopo Il Principe Abusivo si accettano miracoli. Ma perché questo film ha incassato così tanto? Ha incassato così tanto perché la gente innanzitutto ama Alessandro e quindi lui si porta dietro un pubblico comunque fedelissimo e si aspetta questa comicità così vera, diretta, che parla ai giovanissimi e lui ha questo modo così veramente anche poetico e romantico di arrivare proprio ai ragazzini così giovani e loro lo amano particolarmente perché sentono che c'è una voglia di far bene, di crescita, che Alessandro in questi anni veramente sta dando segni di grandissima crescita da appunto da attore, da cabarettista a attore, a sceneggiatore, a regista, insomma. Poi che farà di più Alessandro? Che vuoi fare? Puoi pilotare un aereo, non lo so. Senti, adesso sei in teatro, grandissimo successo. Sì, stiamo andando benissimo, sono felice perché anche il teatro in questo momento soffre tantissimo e quindi portare in scena uno spettacolo così grosso, così impegnativo, con 30 persone in scena, 200 costumi, tanti cambi di scena, musiche meravigliose, insomma, non è facile. Abbiamo chiuso l'Agusteo, insomma, con tutto esaurito, hanno dovuto aggiungere sedie, quindi insomma siamo felici in questo momento così complesso. Grazie. Ricordiamo il titolo, naturalmente. Vacanze romane, sì. Tratto dal film Roman Holiday, le musiche meravigliose di Trovajoli, di Cole Porter. Insomma, non dobbiamo avere paura. Il teatro, il cinema è gioia, è leggerezza, è un momento appunto di felicità del cuore. Quindi cerchiamo di stare insieme, di formare dei gruppi, di fare sistema, di stare insieme in positivo e di goderci la nostra arte, la nostra cultura che è immensa. Un buon Natale ed un fantastico, meraviglioso, positivo, gioioso 2016. Vi abbraccio tutti uno per uno e a presto.